Chiedono lavoro e nuove commesse gli operai di Fincantieri scesi questa mattina in piazza. Il corteo è partito da Sestri Ponente e ha raggiunto le vie del centro di Genova. A Piazza De Ferrari anche gli amministratori locali hanno accompagnato i lavoratori e raggiunto la prefettura. I consiglieri regionali hanno poi approvato un ordine del giorno all'unanimità per trovare nuove commesse e sbloccare i finanziamenti per il ribaltamento a mare. I lavori del consiglio sono stati sospesi e rinviati alla seduta della prossima settimana. Questa commessa non è immediata e quindi è importante avere qualcosa anche di più piccolo, ma subito, che dia senso alla continuità. Questo credo che sia il senso di questa richiesta. Io ho parlato con molta gente stamattina, mi pare che sia questa l'esigenza. La cosa più grave è l'incertezza, perché se tu ritiri un piano prima devi presentare un altro, insomma, altrimenti viene fuori l'idea che lo vuoi attuare quel piano là, quello ritirato, senza dirlo. La preoccupazione palpabile è questa. Io ho visto rabbia, determinazione, ma non disperazione. Insomma, mi pare che si capisca che, cioè, questa battaglia può essere vinta e poi c'è anche una buona unità tra forze sindacali e istituzioni locali. Certo, adesso qualcosa bisogna che ci rispondano. Sindacato, azienda e governo devono dire qualcosa al sindacato. Il senso dell'incontro col prefetto è questo: il prefetto rappresenta il governo qui a Genova, sono in Liguria. Io penso che dopo l'incontro il prefetto si farà parte diligente di sentire azienda e governo, che da lì possa nascere poi un punto di contatto.